È talmente fresco il pesce qua che si sente il profumo proprio del mare. Ciao Canal, finalmente sono venuto a visitare il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia con la flotta più numerosa d'Italia. Qua non è che tutti possono entrare, io sono entrato perché sono influencer. No, non possono entrare tutti, solamente i grossisti, altri mercati ittici. Noi commercializziamo soprattutto col mercato di Milano. Qui ci sono i commissionari, ci sono 14 postazioni dove viene venduto il pesce con la famosa asta d'orecchio. Si chiama asta all'orecchio perché l'offerente lo dice piano piano all'orecchio, sussurra all'orecchio il prezzo. È sull'onestà anche questa asta qua. Certo, è trasparente perché nessuno sa cosa offre. Cosa offre l'altro? La pesca a Chioggia è storia e tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Per questo i chioggiotti sono chiamati custodi dell'Adriatico. Certo che però, Canal, potevamo prendere un po' di pesce prima. Ma non siamo mica dei grossisti noi, non si può. Ma cosa c'entra? Tu sei influencer molto importante. Io faccio le cose fatte per bene e adesso andiamo a pescarcelo. Veramente? Sì. Wow. La vestizione, ma che bello. Saluta Nicola Emanuele con una M e soprannome Emanuele. Bon, perfetto, allora adesso la tiriamo su. Bisogna avere pazienza. Possiamo tirarla su? Aspetta. Dai, adesso tiriamola su. Ecco! Io controllo. Eccolo! Vuoi? Non sono abituato. Non sono abituato! Scusa, ci parlo di? No, scusa. No, ma comunque uno che tiene su questo ci vuole, eh. Ho capito come si fa a me fare. Posso tirare sul fiore rete anche a me? Vai. Ma ho caro farlo mia. Buon. Eccolo qua. 50, 51, 52 ragazzi, 52 è tantissimo. Non è tanto. Ma non è tanto. È venuto troppo a fretta, sai quanti ne prendevamo? Perché il pescatore è un lavoro che bisogna fare con pazienza. Devi stare attento perché se ti prende male. Comunque vedi che io sono molto prudente. Ah, per quello? Perché non perché ho paura. Canale, come mai sei così stanco? Beh, 5 minuti hai lavorato. Ho tirato su la rete da solo io, eh. Non è mica facile, guarda che faticoso, eh. Io sono abituato con la rete del web. Vedi del potenziale? Oddio, basta stare. Adesso andiamo, manager. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? I cefali che abbiamo pescato. Adesso andiamo in un ristorante, ci facciamo prestare la cucina e mangiamo i cefali. Cefali e cosa? I cefali. Ma scusa, come entrare? Ma non ti basta i cefali, scusami. No, perché vuoi un entrare? Entra in macchina intanto, dai. Senza entrare in un posteggio. Non si può fare un pranzo di pesce senza entrare. Scusi. Buongiorno. Vorremmo fare un pranzo di pesce. Stiamo cercando un entrare. Se volete io ho la produzione di ostriche rosa. Andiamo, dai. Andiamo. Ma per arrivare a questo prodotto, come si fa? Io non sai proprio niente di ostriche, Canale. No, non so niente. Vieni con me che ti insegno di fare. Vediamo se ho capito bene. Arriva dalla Francia un semino piccolissimo di ostrica. Tutti i semini piccoli li mettiamo dentro queste reti e li mettiamo in laguna. Da così piccoli arrivano 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo. Esattamente. A gruppi di 3 li incolliamo con il cemento lungo queste corde qua e le rimettiamo in laguna. La laguna è ferma, l'acqua non sale e non scende. Siamo noi a riprodurre una marea. Le ostriche le faccio salire, le faccio scendere io. Crescono, sì sì. Per altri 10-12 mesi. Le ripeschiamo, le stacchiamo dal cemento, le puliamo e le dividiamo in gruppi. Seconda della grandezza, giusto? Dentro queste gabbiette. Sì. Con i movimenti naturali del mare, le ostriche tra di loro si levigano e si puliscono. Possono notare anche tutte sfumature rose. Nicola, ti sei dimenticato l'ultima fase che è molto importante. La quinta fase, non l'ho detta, scusa, no. Dilla a te. Praticamente il prodotto va portato nel centro di depurazione per poi essere commercializzato con tutti i certificati sanitari idonei. Grazie Alessio. Grazie a te. Lasciamo i cefali in buone mani. Adesso li prepariamo. Wow. Una ricciamba. Ecco Canal, vedi, questo è l'entrée. Evviva! Senza entrare in un posteggio. Oh. Io ho pescato questo qua. Ciao. Ciao. Ti piace qua?
Qua è bellissimo, ce l'abbiamo solo noi, un posto così, è unico. Lo so bene. Qua la gente vive soprattutto di pesca, eh. Lo so bene. Sì, ma la vita dei pescatori è difficile. Lo so bene. Ah, vabbè, lo sa, tu lo sa. Io mi presento. Mi chiamo Cristiano Corazzari e sono l'assessore alla pesca della regione del Veneto. Però che figura! Però è perfetto come finale. Ascolta, canale, ma sto video quando esce? Ah, è già uscito. Già siamo in rete. Fammi cerca. Prova a vedere. Sì, sì. Schiaccia, condividi. Scrivi tipo, è stato bello collaborare con Canale Canale. Cioè, io scrivo, è stato bellissimo collaborare con l'assessore. E dopo condividi. Numero uno. Perfetto. Grazie. Evviva, cin. Evviva. Evviva. Alla pesca.